un universo onirico, lirico e fantastico che possiamo vedere in tutte le sue opere. Vediamo in queste che i personaggi volano come fossero uccelli, risuonano i violini attraverso i tetti, ci sono donne con il viso di un gatto, ci sono capre con il volto umano e gli amanti si accarezzano e si amano sotto un mazzo di fiori. Un universo dove non si può discernere dove, qual è la realtà e qual è la fantasia. In questa mostra, formata per oltre 150 opere, possiamo entrare in questo fantastico universo di Marc Chagall. Sono altre 150 opere con le quali si fa un percorso per la sua vita e per la sua traiettoria artistica. Dobbiamo pensare che la prima opera è datata al 1925 e la stessa al 1985, l'anno della sua morte. Sono così 50 anni di lavoro, la vita di un artista. Da un'altra parte sono rappresentati tutti questi temi che hanno influito o che hanno affascinato al profondo artista che è stato Marc Chagall. In primo posto parliamo della tradizione russa. Marc Chagall è nato a Vitebsk, un piccolo paesino a Russia, e abbiamo un testimonio di come è stata la sua infanzia attraverso di un libro che lui ha scritto, si chiamava Mia vita, l'ha scritto in russo, l'ha tradotto la sua moglie Bella e si è pubblicato nel 1931 a Parigi con le illustrazioni che per il libro ha fatto propriamente Marc Chagall. Là ci racconta come importante è stata la presenza dei suoi nonni, come andava la sinagoga la domenica, come le piaceva a volte più e a volte meno andare in scuola e come da piccola già sognava prima ad essere violinista, perciò il violino appartiene tanto nelle sue opere, e dopo ha deciso di essere pittore contro la volontà della sua famiglia, che erano commercianti, non era una famiglia ricca e volevano un futuro più sicuro per il suo figlio. È partito presto dalla Russia quando era giovane, ma la tradizione è rimasta sempre nel suo cuore e appartiene nelle sue opere. Per esempio, qui è un'opera importantissima, Il paesino russo, un'opera fatta nel 1929, quando lui era a Parigi, ma che veramente è la città di Vitebsk, con i tetti, con la neve, con la costruzione di legno, e in fondo la basilica anche dell'Assunzione, la basilica di Vitebsk, sempre nel suo pensiero, sempre nel suo cuore. Un minuto per concludere. La cupola della Pietrasanta è la più alta di Napoli, 53 metri di altezza. Pensate, era stata squarciata nella Seconda Guerra Mondiale. E il progetto era quello di farne di questo spazio un parcheggio. Avevamo accanto qui il primo policlinico, il vecchio policlinico, quindi potete immaginare quale possa essere la considerazione che ce ne viene dal contenitore e dai contenuti. Una riflessione che si impone nel momento in cui qualcuno ci ha creduto, perché ci dovette essere qualcuno che si oppose a questo progetto scellerato di abbattere tutto e di farne un parcheggio. E da lì poi, nonostante i problemi conseguenti soprattutto al terremoto, quello che oggi è sotto gli occhi di tutti noi, ci viene a raccontare che l'impegno, credere in delle cose e soprattutto credere nella nostra storia, che è una storia di sedimentazione, di un percorso che mette uno sopra l'altro tutti gli elementi. Concludo con un'immagine musicale. Voi sapete che a questo mondo tutte le culture hanno soltanto la musica monodica. Conoscete bene cinesi, giapponesi, indiani, indigeni di qualunque parte del mondo hanno strumenti musicali, hanno canti, ma sempre soltanto monodico. Avete mai considerato il fatto che l'unica tradizione musicale del mondo, quella occidentale, e che ha creato le orchestre che suonano insieme? Possiamo avere migliaia di persone che cantano e suonano insieme sotto quella punta di bacchetta di un direttore.
Questo che cosa significa? Che noi abbiamo in qualche modo recepito un messaggio, che è il messaggio non della monodia assoluta, ma della polifonia armonica, vale a dire mettere uno sull'altro dei suoni e questi suoni concomitanti danno una cosiddetta armonia. Beh, siamo figli di questa mentalità, siamo figli di questa civiltà e da questo punto di vista mi piace sempre ricordare che siamo figli dell'incontro tra il semitico e l'occidentale del mondo ellenistico. Siamo figli di questo incontro che dal semitico al mondo ellenistico si incontra poi con la romanità, la concretezza di un'Europa che nel sogno di Carlo Magno diventa un progetto universale. L'Europa non è nata, no? L'Europa è nata allora. Questa visione dell'insieme è nata allora. Ecco, questa basilica ci racconta questo. Allora, ottima visita. Godiamoci questa mostra e godiamoci queste belle cose che la nostra città ci offre. Grazie a tutti.